E proseguendo la nostra visita all'interno del parco archeologico meraviglioso di Vulci, siamo arrivati al fiume Fiora, che costeggia proprio tutta l'area archeologica del parco, di questa importantissima città che si sviluppò tra il 2000 a.C. e diciamo il 50 a.C. per poi perdersi, importantissimo centro dell'Etruria, fiume Fiora, credo fosse navigabile un tempo perché poi arrivava al mare e c'erano le navi di Vulci che trasportavano merce e minerali soprattutto. Questa è una zona ricchissima dal punto di vista minerario. Facciamo una panoramica, dobbiamo camminare parecchio, ci sono due tipi di percorsi, uno che dura 2,5 km e l'altro che è lungo 4,5 km. Noi naturalmente dal parco archeologico di Vulci ci vediamo tutte e tutti su ematube.it.